La straordinarietà della nostra storia, la bellezza del Berzieri, di quello che ha significato per Sassonagione, per l'Italia e per l'Europa, i segni indelebili che qui sono stati lasciati da straordinari architetti, artisti, soprattutto nel Novecento, ovviamente nella prima metà del Novecento, hanno fatto sì che la nostra città fosse unica e si caratterizzasse in Italia proprio per queste sue bellezze. Il Berzieri domani, il 27 maggio, compirà 100 anni e fu inaugurato il 27 maggio del 1923 alla presenza allora delle autorità, del sindaco che allora si chiamava Giorgetti, oggi si chiama Musilettanzi, ma una storia straordinaria che ha visto una serie di persone che si sono impegnate, che hanno creduto in Sassonagione. Lo sappiamo tutti che Sassonagione ha avuto anche un suo declino, una sua sofferenza, la sofferenza del termalismo che è stato per certi versi dismesso e dimenticato, però la sua unicità ce la riconoscono tutti, ancora oggi ce l'hanno riconosciuta nei momenti di difficoltà. E ce la riconoscono oggi quando davvero una strada sembra essere tracciata, quella del futuro. Questi 2 giorni servono a questo, a capire chi siamo stati, cosa vogliamo essere, cosa potremmo essere e perché siamo così speciali. Perché quello che è successo qui non è successo in altra località. Questa località non è banale, è una località che ha determinato una storia. E quindi l'insieme di eventi, i relatori, e poi l'anticipo, lo sapete, l'inaugurazione della straordinaria mostra che avremo domani qui il Tomasini, servono proprio a questo, a dire quanto Sassonagione è importante e quanto può essere importante anche il suo futuro. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo evento e ci hanno ardentemente lavorato. Grazie. Due appunti che appunto in questi giorni ho
voluto appunto mettere a terra proprio per non sbagliare, perché è un'occasione, un evento a cui il Politecnico chiede molto, ha investito molto, non è la prima edizione in cui siamo presenti a Salso Maggiore Terme, ma c'è una storia che ci lega a questo luogo, una storia non solo perché abbiamo colleghi che vivono, sono nati, lavorano in questa città, hanno dato tutto il loro impegno sociale, ma c'è anche una storia, diciamo, di formazione, una storia culturale, per cui mi permetto appunto di riportarvi alcuni pensieri appunto su questa importante giornata. Quindi, innanzitutto, gentilissime e gentilissimi, signor Sindaco, con il quale mi congratulo per la sua recente nomina prestigiosa di Sindaco, a cui ovviamente auguro grande soddisfazione, gentili colleghi, autorità, studiosi, appassionati di architettura, perché qui abbiamo degli appassionati di architettura, compresi alcuni dei nostri studenti, e per me è un grande piacere tornare appunto a Salso Maggiore Terme, città che da sempre conosco, anche attraverso i racconti del nostro prorettore vicario, il professor Emilio Faroldi, che a 30 anni di distanza dalla partecipazione al seminario di progettazione Progettare Salso Maggiore, che nel 1993 si tenne proprio in questa città, anch'esso organizzato dal Politecnico di Milano, che ho il piacere in questa occasione appunto di rappresentare. Come molti sanno, il Politecnico è un'università pubblica, è un'università a carattere tecnico-scientifico, che forma gli ingegneri, gli architetti e i designer, e ha un po' l'ambizione di formare un po' la classe dirigente del futuro del nostro paese. Da sempre il nostro Ateneo punta sulla qualità dell'innovazione della didattica e conseguentemente della ricerca. Per me didattica e ricerca sono due temi fortemente sinergici. Abbiamo sviluppato forti rapporti con le realtà anche economiche, e per me questo è importante, con le realtà produttive, attraverso anche quella che si chiama la ricerca sperimentale o la ricerca applicata, oltre poi la conseguenza che è il trasferimento tecnologico. Una realtà, la nostra, che sempre più investe sulla crescita sostenibile e inclusiva, in grado di valorizzare talenti, competenze e ambizioni, cercando di incidere in modo significativo sul progresso sociale e culturale del paese. Ciò avviene attraverso una dimensione etica e dove andare partendo da dove siamo partiti, da dove eravamo tanti anni fa. Il pomeriggio tratteremo un periodo più vicino a noi, con un taglio molto preciso di come l'architettura moderna, in particolare quella del dopoguerra italiano, ha contribuito ad essere un laboratorio sperimentale fondamentale anche per le questioni linguistiche, morfologiche e urbane. Quindi abbiamo scelto dei casi studio significativi italiani, non solo quelli di Salso Maggiore Terme, per capire come molte realtà vivono lo stesso dinamismo e hanno le stesse problematiche della nostra città. Domani mattina poi chiaramente festeggeremo il compleanno delle Terme Berzieri, che stanno trovando una nuova forma, una nuova identità, con tanti altri ospiti, non solo architetti, ma anche giornalisti e persone di pensiero. Questo per dire come il filo rosso che lega questi tre moduli sono certo quello della conoscenza, della trasmissione del sapere, soprattutto della curiosità. Questa è una piattaforma aperta, vuole essere anche un po' un incipit per iniziare un discorso, ma sicuramente per chiudere. Quindi io invito la collega Giovanna Damia, la professoressa Giovanna Damia, del Politecnico di Milano, che coordina questa prima sessione, storica dell'architettura, e la ringrazio molto perché per parlare di cose serie bisogna appellarsi a figure competenti e qualificate. Grazie ancora. Buongiorno a tutti, io ringrazio chi mi ha preceduto, in particolare il professor Emilio Faroldi e Maria Pia Bertoni, che sono responsabili scientifici di questo convegno, e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla sua organizzazione, a partire da Marta Cognini e Francesca D'Albrade, la segreteria scientifica.
Do inizio a questa prima sessione, che è una sessione che abbiamo voluto intitolare il ecotermale tra realtà libera e tensioni modernisti, con alcune piccole suggestioni introduttive. Allora, volevo innanzitutto ricordare che 50 anni fa, proprio in occasione del cinquantenario della Fondazione delle Terre Berzeri dell'ottobre del 74, proprio qui a Sesto Maggiore si era tenuto un convegno dal titolo di Situazione dei rifiuti sul Liberi, curato dallo Stato Rossaglia, che aveva tra l'altro accompagnato anche in quel caso da una mostra su Galileo Chini. Il convegno arrivava alla fine di una stagione importante degli studi sul Liberi, che aveva visto molte pubblicazioni, in particolare quelle della Rossaglia, e che aveva proprio cercato di mettere a fuoco il discorso sul Liberi, cito dalla Rossaglia, nell'intento di passare dall'analisi strettamente lessicale e grammaticale dello stile a un'interpretazione storica del fenomeno. Tra l'altro quel convegno del 74 aveva contribuito a istituire un legame tra Liberty e città termale, un legame privilegiato. Ricordo per esempio che proprio nell'81 era stato tenuto a San Pellegrino Terme, la Liberty delle città termali italiane, un convegno dal titolo Stile e struttura delle città termali, sempre curato dalla Sana Rossaglia, e anche in occasione delle varie celebrazioni del 2009 per il centenario del Movimento Liberty, si era tenuto proprio qui a Sasso Maggiore, nell'ambito di una triade di convegni, un convegno dal titolo Le regine del Liberty, le città termali d'Europa e i percorsi della cultura tra 800 e 900, tra l'altro proprio in questo palazzo nell'aprile del 2009. Il convegno, che vi cito, aveva a proposito di indagare gli aspetti legati alle località termali, alla diffusione dello stile Liberty nell'architettura e nella decorazione delle vetture europee, mettendo a confronto le varie realtà per far emergere tematiche più originali. Eppure quello tra Sasso Maggiore e Liberty è un rapporto ambiguo, irriducibile alle categorie storiografiche convenzionali. Lo segnalava già Vittorio Savi nel 74, osservando per l'invito.
nella stampa di Sasso Maggiore. Sono partita da questa immagine della decorazione pittorica di Bellocchini all'interno del Berzieri, perché l'incarico ufficiale che Bellocchini aveva ricevuto era quello appunto di decoratore delle pitture, ma essendo anche direttore artistico della manifattura ha influito in modo determinante per la del progetto per le terre terziere si colloca nella fase storica del passaggio dall'industria termale, all'epoca era definita balneare, dalla gestione privata alla conduzione diretta dello Stato. È un momento storico molto particolare per Sasso Maggiore, che è una storia complessa che investe la politica e le attese, la politica nazionale, ma anche le attese in ambito locale dell'amministrazione che fin dall'Ottocento aveva atteso anche con molte battaglie politiche e aveva trovato l'appoggio del deputato Gasolino Berenini, aveva questa tensione a gestire direttamente l'industria termale, provato dai committenti. L'esuberanza decorativa che tutti riconosciamo straordinaria delle terre Berzieri altro non è che la ricerca di un rituale che accompagna i curanti, cioè coloro che si sottopongono alla cura, li accompagna all'incontro, al contatto con l'acqua sassoionica, che loro non vedono, non incontrano durante questo rituale iniziatico. E quindi una iniziazione diventa quindi tutto il racconto decorativo, motivo di iniziazione e incontro con l'acqua sassoionica. Qui sempre faccio vedere queste immagini in cui appunto l'apparato ceramico diventa preponderante e va ad impaginare le pareti dell'edificio, e per cui dobbiamo anche considerare che i Berzieri, un altro aspetto importante del Berzieri, che diventano un ponte tra Oriente e Occidente, nel momento in cui Galileo Chini riconduce in questo impianto decorativo, in questo progetto decorativo, riconduce tutte le sue esperienze, le sue memorie riportate da Bangkok e dall'Oriente. E ecco, questo è un esempio evidente, questi gruppi di portatrici di profumi facciano sulla facciata, che sono stati realizzati dalla manifattura sul modello di dello scultore Guido Carloni. Ecco, però, tornando agli impianti decorativi, due sono i motivi, diciamo, le matrici di tutto il progetto decorativo. Il primo è la stilizzata, una voluta stilizzata, chiaramente una citazione da Klimt, e questa voluta, semplicissima voluta, subisce continue metamorfosi, si trasforma in continuazione in tutti i diversi materiali. Stilizzato costituisce dei fregi decorativi, questi mosaici di piastrelline, questi mosaici di grandissimo effetto policromo, ma si trasforma anche in motivi zoomorfi stilizzatissimi, come in questo caso,
dove vediamo la voluta che allude a teste d'ariete, che sono attributo della primavera per eccellenza, se virate in un certo modo o se virate in un altro modo, alludano agli occhi degli animali notturni, dei gufi. Ma vediamo altri dettagli, ma alludono anche ai petali dei fiori aperti, che sono da considerare, poi lo vedremo perché, che sono da considerare fiori di loto. Non sono fiori qualsiasi, ma hanno una identificazione ben precisa. Sono fiori di loto, riferiti sempre alla, vedete, la stessa voluta che in altri materiali, come nel bronzo dorato, oppure nelle vetrate, assume sempre queste figure, questi significati evidenti, allusivi sempre al tema della rigenerazione, della rinascita della primavera. In questo caso la voluta della testa d'ariete contiene anche il simbolo di un altro insetto, lo scarabeo. L'altro soggetto che è matrice di tutto il racconto è un soggetto figurativo ed è quel piccolo gecko che vedete in quella formella realizzata dalla manifattura. Lo stesso gecko che si ritrova in più soluzioni, in diverse soluzioni, all'esterno, che vi accoglie all'esterno e vi accompagna all'interno. In questo caso esce alla luce dalla gola di una testa leonina di chiara impronta d'arte cinese, di Tao Pie. Oppure lo ritroviamo sui soffitti, quindi sta volando. Oppure, ecco, è chiarissimo, lo ritroviamo addirittura in una controforma in gesso, volutamente raffigurato, perché è diventato l'animale guida, l'animale totemico delle terme terziere, questa figura zoonotica. E Galileo Chini lo ha comunque svelato. Lo ha svelato quando ha realizzato il disegno del portabastoni, o portaombrelli, che vedete nell'immagine, chiaramente un disegno Jugendstil chiarissimo, di anche riferimento alla secessione. Ha disegnato il logo Regge Terme Salso Maggiore e ha voluto dichiarare che l'animale guida, custode di questo edificio è il Tocchè. Ecco, vedete, in questo il disegno in cui Galileo Chini spiega di aver trovato il Tocchè, una figura di lucertola, di gecko, che già aveva raffigurato nei suoi vasi, lo ha trovato in Thailandia, ne ha fatto la descrizione e lo ha disegnato e mi ha dato la descrizione dicendoci che Tocchè è il nome onomatopeico di questo essere animale. E quindi da lì, ecco, la conclusione che sicuramente, date queste sue ispirazioni orientali, questi ricordi d'Oriente che ha portato a Salso Maggiore, sicuramente si è rifatto a questo ricordo del Tocchè, ma comunque nell'intento dell'architetto e del decoratore c'era anche l'allusione al palazzo della secessione di Vienna, che sulla facciata riporta questa sorta di
lucertole in gesso. Allo stesso modo, quando viravano il motivo della voluta nel senso di alludere ad animali notturni, come si vede sulla facciata delle Terme Berzeri, probabilmente alludeva ai gufi di Colin Moser sul palazzo della secessione viennese, perché il motivo è molto chiaro. Il tema della decorazione è la Primavera Sacra, ovvero il Vers Sacrum, il motto della secessione viennese, recuperato appositamente per le Terme Berzeri. Quindi è evidente che tutto questo percorso, dalla facciata al salone, al grande scalone, delle Terme Berzeri, conduce ai grandi dipinti che Galileo Chini ha firmato in cima allo scalone e che immettono solo l'ultimo passaggio prima di entrare nello spazio delle cure, e quindi immettono all'incontro con l'acqua sassuolica. Sono due dipinti murali che rappresentano in chiave alchemica la primavera e l'autunno, le due stagioni della cura termale, se vogliamo, ma soprattutto il tema della Primavera Sacra, che è il momento della rigenerazione, della rinascita, e quindi si collega al tema della fertilità. Così lo ha, adesso so che il mio tempo è scaduto, quindi non mi soffermo nel dettaglio, ma in chiave alchemica si racconta come la fiammella di questo fanciullo, ecco, va a inseminare l'uomo che tiene la fanciulla. Vi faccio solo vedere che il disegno preparatorio presentato sicuramente alla committenza 1919, tra la fine del 18 e 1919, non aveva ancora la definizione delle fagiulle che si muovono nell'aria e nell'acqua, e come poi sono state raffigurate nel dipinto. Quindi c'è stata chiaramente una volontà di suggerire ulteriormente il legame con Klimt e la secessione viennese. Questo è venuto successivamente, strada facendo, nel corso della definizione di tutto l'impianto architettonico e, scusate, dell'impianto decorativo. Un altro tema, un altro soggetto che Galileo Chini ha studiato, ideato esclusivamente nel Sasso Maggiore, è raffigurato in questa vetrata, così come nel dipinto che avevo esposto all'inizio, e sono queste carpe, no? Naturalmente le carpe del giardinismo che Galileo Chini aveva affrontato nel primo periodo della sua creatività di ceramista, però in una versione così di quasi di movimento molto molto violento, quasi di lotta, no? Questo movimento vorticoso che imita raffigurazioni dell'arte cinese chiamate, proprio dell'arte cinese chiamate Panzhe, che sono però attribuite ai draghi. Questa è un'immagine dell'interno che, come appunto già è stato esposto, sono sicuramente gli spazi che più richiamano. Ecco. E questa è un'immagine che Galileo Chini ha avuto giusti all'inaugurazione ufficiale il 27